Anno zero può cominciare. Di 2 anni fa, che fine ha fatto? Ma cerchiamo di recuperarlo e di andare avanti, ovviamente ascoltando con attenzione e individuando i problemi e proponendo delle soluzioni. È quello che ho detto oggi ai rappresentanti di Tersigno e degli altri comuni e ai rappresentanti anche dei comitati e delle mamme e di tutti quelli che ho incontrato. Ho detto che sono qua su mandato del governo, ma anche dopo aver parlato con il capo dello Stato e i presidenti delle due Camere per dare una mano, collaborare, assistere nella soluzione di questa vicenda di Tersigno. Cosa non ha funzionato in questi 2 anni? Ma in questi 2 anni ha funzionato tutto. Avevano promesso che il problema era stato risolto. Il signor Berlusconi, per prendersi i voti, disse che aveva risolto la situazione. Con che cosa? Quando? Guardi, i cassonetti qua ci sono, la raccolta non c'è. Non c'è la raccolta differenziata? Non c'è la differenziata, non c'è comunque la raccolta neanche indifferenziata. È arrivato Bertolaso ieri, dice che in 10 giorni sistemerà tutto. Ma faranno come hanno fatto l'altra volta, cioè hanno... Come paragone, messo la spazzatura sotto il tappeto. Apri una bella città. E chi è la colpa? È Magna Magna che è Napoli, che fanno i cassi loro. Io ci credo a Berlusconi. Io credo solo a Berlusconi. Ho riesco tutto pagliaccia. Pagliaccia, buffoni e tutto quando insomma promettere e nessuno mandando niente. In una città dove non si riesce a organizzare qualche cosa di concreto, ma allora vuol dire che teniamo gli assassini là sopra, teniamo i delinquenti, teniamo gli inetti, ma andiamo a picciarlo quel palazzo. Di chi è la colpa quindi? È degli italiani. Canne piglia sotto una bomba a Montecitorio. Noi siamo rovinati e peggioriamo sempre. Insomma, è una cosa che non si riesce a risolvere. Ma Bertolaso adesso ha detto che si sistemerà tutto. Che sistema? Nei prossimi 10 giorni. Ah, e con che? Che se la mangiamo la monnezza? Non ho capito. I mezzi per sistemare la situazione dove sono? La differenziata? Abbiamo un solo inceneritore che è insufficiente per una campagna. Dove dobbiamo scaricare sta roba? Non ho capito. Addosso ad altre persone in altri paesi. È assurdo. La differenziata? Tersigno, viva Tersigno! Viva Tersigno, perché si è ribellato e ha saputo ribellarsi. Sono le 12 e tutto chiuso, sembra un paese fantasma, sembra domenica. Perché c'è una protesta degli abitanti di Tersigno, Bosco Reale. Per solidarietà avete chiuso le serrande? Per solidarietà. Sì, per solidarietà. Da questa mattina non ha mai aperto? No. Oggi pomeriggio? Oggi pomeriggio vedremo, ma penso più che saremo chiusi. Domani? Domani saremo chiusi. Stavate chiudendo perché? Sì. Perché sono giunti delle persone in moto dicendo che dovevamo chiudere perché altrimenti se no incendiamo i negozi e quindi preferiamo chiudere sinceramente e non restare aperti. Avete paura? Direi proprio di sì. C'è sta guerriglia, che scendono, chi dice scende, chi dice stanno rompendo qua, stanno rompendo là. Avete paura che vi distruggo? Certo. Oggi pomeriggio che farete? Aprirete? Non lo so. Se ci saranno sta gente sicuramente no. Siete delusi dall'operato del governo oppure ha fatto il possibile? Secondo me il governo non ha fatto proprio niente. Attività. Siamo chiusi da ieri. Ah, da ieri? Da ieri siamo chiusi. Ma non per camorra,
per difendere la nostra salute, i nostri diritti, dei nostri figli. Questo è il risultato. Che cos'è? È malato, è tutto malato. C'è la vigna di Pipino. E le vigne? E l'uva? Noi non siamo camorristi. Noi stiamo lottando per un territorio intero in un parco nazionale del Vesuvio. Stiamo oltretutto lottando per i nostri figli. Che fine dobbiamo fare? E non è questa la strada giusta per risolvere l'emergenza rifiuti. Qual è la strada giusta? Per prima cosa la raccolta differenziata. Noi comunque il mercoledì cacciamo i cartoni, il giovedì cacciamo la plastica, il lunedì cacciamo l'uva. Noi lo facciamo. A Napoli non lo fa. Io la faccio la raccolta differenziata. È quella, disgraziata della Iervolinica. Però non dovete dire che è una disgraziata. Lei non la fa. E io la merda, della Iervolinica non me lo voglio pigliare. Se è un'emergenza, da domani mattina devono obbligare i cittadini a Napoli a fare la raccolta differenziata. E noi dobbiamo puntare al compost, al riuso, al riciclo, qua non ne parla nessuno, i consorsi non ci stanno. Bertolaso 2 anni doveva fare 6 impianti di compostaggio, il CDR doveva diventare impianti di compostaggio, sono diventate la parola magica, STIR, stabilimento, imbustamento, rifiuto, fanno le coballine piccoline, non quelle lì grandi. Allora noi siamo stufi di queste cose. Poi arriva Bertolaso e ci dice 2 discariche le dobbiamo fare nel Parco Vesuvio, pur la seconda dobbiamo fare per forza. Berlusconi toglierà l'immondizia da Napoli, ci manderà l'esercito a noi, si piglierà 1 milione di voti a Napoli e i 10.000-12.000 voti verso. Non gli interessano.